è un atto dovuto, queste cose possono succedere. Io personalmente non ho nessun problema, ma sa, come discorso personale vale poco nel discorso, diciamo, statistico, però adesso, diciamo, tutti i trial clinici, anche quando c'è un solo paziente con un effetto collaterale, lo devono bloccare. E spesso anche quelli che vengono inizialmente considerati effetti collaterali magari non lo sono. Sarei molto cauto col dire che il vaccino, diciamo, non è pericoloso, eccetera, perché al momento migliaia e migliaia di persone l'hanno fatto senza problemi, aspettare e vedere esattamente che cosa è successo a questo paziente e poi decidere, insomma, poi vedere. Lei sostiene che la letteratura scientifica prevede che un caso su migliaia possa andare così? Uno fa la sperimentazione apposta, che possono esserci effetti collaterali. Succede qualche cosa, va studiato cosa è successo e poi si vede se è l'effetto collaterale del vaccino o no. Qual è la causa dell'effetto collaterale? Se uno ha uno shock anafilattico, può succedere, se 1.000 persone mangiano un kiwi, uno ha l'allergia e c'è lo shock anafilattico. Non vuol dire che il kiwi è pericoloso per quella persona che è allergica al kiwi. Se è un solo caso su molti, non, però bisogna vedere di più, diciamo, avere più dati. In sintesi, lei dice che questo non pregiudica assolutamente l'eventuale buona riuscita del test. Queste cose succedono attualmente, se lei vede la letteratura, diciamo, di tutti i farmaci in sperimentazione, succede molto spesso. Infatti adesso uno dei problemi è che ci sono pochi farmaci nuovi perché proprio le procedure di test sono così strette che spesso i farmaci vengono bloccati durante la sperimentazione. Lei comunque sta bene. Sì, benissimo, anzi, adesso dormivo profondamente e mi sarei svegliato da un quarto d'ora.